Il sottosegretario all'ambiente Salvatore Micillo e il commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive, il generale Giuseppe Vadalà, hanno visitato a Lama dei Peligni il sito di Colle Cieco, che ospitava una delle 13 discariche abusive bonificate e uscite dalla procedura di infrazione europea. La struttura di missione, ha detto il generale Vadalà, restituisce le aree contaminate ai loro legittimi usi e crea un modello operativo capace di completare i procedimenti di bonifica nei tempi e nei modi dovuti. Una delle tre prerogative è proprio quella del vetro rotto, dover assicurare che sia recintata l'aria, come abbiamo visto prima, e sia recintata perché? Sia recintata perché nessuno ci getta più qualcosa, e ci getta più qualcosa perché non c'è più il vetro rotto, ma ovviamente c'è stato il disinquinamento. Se c'erano i rifiuti pericolosi devono essere portati via, seconda considerazione o caratteristica o preordinamento che l'Unione Europea ci dice. L'altra è quella che comunque deve essere disinquinata, non ci devono essere più pericoli per tutto l'ambiente circostante per i cittadini, e questo abbiamo visto, è stato ben illustrato che è stato fatto, perché anche un canale di raccolta del percolato fa sì che poi questo percolato non scenda nelle falde, non vada nei fiumi e poi da una piccola e lieve discarica abusiva di montagna arrivano i problemi in pianura, dove sappiamo moltiplicati per 100 e per 1000. La discarica di Lama dei Peligni si trova a margine del Parco Nazionale della Maiella, dove ci sono aree naturalistiche a forte rischio di contaminazione. È costata allo Stato 1.600.000 euro e la bonifica ha portato un risparmio di 200.000 euro ogni semestre. Dobbiamo chiedere scusa per gli importanti anni persi, ha ammesso il sottosegretario Micillo. Quando arriva lo Stato significa che mette fondi, competenze e viene a conoscervi perché è importante. Significa anche capire come avete subito un affondo di una discarica su un territorio. Significa anche come avete protestato in certi casi giustamente per una discarica. E significa anche che, come dicevo prima, lo Stato viene a chiedere scusa ma anche consiglio perché questo non possa avvenire più. Sono messaggi fondamentali che vogliamo donarvi e donarci perché davvero prendiamo spunto da quello che succede sui territori per fare meglio, fare più presto, ovviamente in sinergia con tutti voi. A Lama dei Peligni erano presenti anche il prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, il direttore generale di ARTA, Francesco Chiavaroli, e l'onorevole 5 Stelle, Daniela Torto. Oggi per la nostra comunità è una giornata da calendario, ha commentato il sindaco Andrea Di Fabrizio. Oggi segna quello che è in qualche maniera la restituzione di una porzione di territorio alla nostra cittadinanza, alla nostra comunità. Quindi da un lato quello che dal punto di il comune viene premiato per il suo lavoro, di concerto appunto con la Vogliamo regione, con lo lasciare Stato, un lungo al lavoro, sindaco sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista proprio operativo. Abbiamo bonificato uno dei siti più complessi, appunto dal punto di vista della estensione, dal punto di vista dell'orografia, dal punto di vista del carico inquinante. Quindi ad oggi io non posso che esprimere parole di felicitazione.